Diventando una cosa sola con Sotis e risvegliando il potere della dea progenitrice, Tino ottiene la certificazione per la classe Sapiente. Una nuova strada da percorrere. Ok, ho cambiato no, ma che schifo però. Il vestito è una merda però. Esame. Tino. Noi siamo... Cos'è? È avanzata? Ma io voglio diventare maestro di spada. Bonus all'esperienza nelle competenze. Persona santa, benedetta dalla dea, classe magica. Ma non me ne frega niente a me di essere un sapiente. Posso non essere un sapiente? Posso diventare un maestro di spada? Che schifo. Immunità al terreno è figo. Però ce l'avevo già anche come... Una zerra i danni... Azzera i danni inflitti al terreno. Ma che se ne frega. Sì, ma allora diventiamo maestro di spada col cazzo. Yes. Sì, certo. Ok, poi... Ignaz. Tiratore scelto. Non abbiamo i sigilli avanzati, dobbiamo comprarli. Mercato. Emporio dell'avventuriero. Quello di Ballet Femmine è ancora peggio, mantieni con l'ambucati. Pa 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 pa. Sì, ma si può, ma avrei le statistiche più basse. Più che le statistiche mi interessano le abilità. Statistiche sono sopravvalutate in molti casi. Bernadette, Gem Master, Lane bassa. Catherine è perfetta. Cyril. Oh, Cavaliere Viverna. Così lo facciamo diventare un po' più utile. Sto boy. Sì, ma non con il drago in classe. Dai. Ah, ok. Livello 30 per passare a quelle master, chiaro? Allora, sostegno. Madonna quanto sostegno. Gestione unità, abilità, Tino. Flagello. Se l'unità infligge danno a un nemico ha una probabilità pari a destrezza per 0,25 di sconfiggerlo istantaneamente. E noi abbiamo destrezza 21 per 0,25 vuol dire il 5% tipo. No, ancora meno. Tipo l'1%? Alexa, quanto fa 0,25 per 20? 0,25 per 20 è uguale a 5. 5%? Ok, ci avevo quasi azzeccato. Non ne vale la pena di dargli flagello. Flagello! Pugni! Vediamo se abbiamo... Però abbiamo preso la mossa speciale nuova, che è colpo d'odio, ventata contraerea. Ma avevo preso un nuovo attacco. Ma non avevo preso una nuova figata come assassino. Forse ce l'ho solo se rimango assassino. Sì, mi sa di sì. È un nuovo attacco da assassino, ma non da maestro di spada. Vabbè, al massimo livelliamo quanto ci serve col maestro di spada e poi torniamo assassino. Se battagliano un terzo dell'energia o meno, l'unità viene attaccata, questa esegue per prima. Io direi che
Ah, non ce l'abbiamo. Di classe, affinità spada, spada triplo. Ok, però spada triplo più 10% si cominciano a fare i buchi seri. Ok. Sostegno. Claude con tutta sta cazzo di gente. Ah no, in realtà solo con Ignaz. Ehi, Ignaz, sei ancora perso in fantasticherie? No, oggi sto pregando. Spero che pregando con tutte le mie forze, lei compaia dinanzi ai miei occhi. Intendi la dea? Sì, forse questi pensieri ti sembrano strani. Oh no, va bene, se potessi incontrarla, anch'io non mi tirerei indietro. Soprattutto se appare come te la immagini tu. Vero schianto, no? Siete molto irriverente. Io credo che abbia una beltà divina. Che poi deve essere così, considerando come mesmerizzò il popolo del Fodlan quando attraversò queste terre. Verissimo. Essere stata di una bellezza senza pari. È buffo pensare che proprio adesso lei deve pure essere da qualche parte. Beh, magari sta fluttuando su una nuvola. Sì, ci guarda tutti dall'alto. E un giorno ritornerà per camminare tra di noi ancora una volta. Comunque, non fa caso a me. Prosegui pure con la tua preghiera. Ma se la dea poi appare, fammi un fischio, intesi? Cosa? No! Se apparirà sarà solo per i miei occhi. È meglio se sono presente anch'io. Guarda, che lo dico per il tuo bene, Ignaz. Perché? Se una donna di impareggiabile bellezza appare di fronte a te, tu saresti capace di mantenere il sangue freddo? Beh, non ci ho pensato. Però se ci sono anch'io, le cose andrebbero più lisce. Si fa una chiacchierata, si prende un tè, pacchetto completo degno di una divinità. Beh, non avete tutti i torti. Certo, ci penso io. Adesso dacci dentro e prega come non hai mai pregato prima d'ora. Però. Ingrid! Ma dai! Claude Pertino è come l'amica bionda di Trixie Tang. Claude? Che c'è, Ingrid? A dire il vero, c'è qualcosa che va per le lunghe? Non potrebbe aspettare? Oggi sono proprio stanco e mi sa che vado a dormire presto. Vuoi a te se provi a fermarmi, intesi? Il sole è a malapena tramontato e voi vorreste già andare a letto. Svegliarsi all'alba e coricarsi al tramonto. Non è questo il più naturale ritmo di vita possibile? Sono di sicura di non averti mai visto alzarti all'alba, Claude. E chi te lo dice? Sbircerai nella mia stanza tutte le mattine, vero? Sappi che ogni giorno mi alzo molto presto per meditare. Certo. E io ho deciso di rinunciare a diventare cavaliera. Almeno cercate di inventare scuse più plausibili. E quello sbadiglio? Non vi siete nemmeno coperto la bocca. Da come vi comportate, nessuno direbbe che siete di famiglia nobile. Rilassati, Ingrid. Fai un respiro profondo. Questo sbadiglio non ha ucciso nessuno. Dovresti fare qualcosa per cambiare atteggiamento, altrimenti quel tuo bel visino andrà sprecato. Claude, sei molto sgabbato. Ai ragazzi non piacciono le ragazze pignole, sai? Prova a sorridere una volta ogni tanto. Forza, al mio tre. Uno, due, tre. Mi state davvero dicendo di sorridere di più? Che banalità. While we talk, let me offer you some free advice. Talk less. Smile more. Don't let them know what you're against or what you're for. You can't be serious. You wanna get ahead. Fools who run their mouths off wind up dead. What time is it? Showtime! Like I said. Beh, dato che insistete a dirmi cosa fare con la mia faccia, allora non mi dispiacerà se vi disegno con la spada un sorriso permanente su quel muso. Scherzi a parte, voi non siete un capocasa. Dovreste essere un modello per gli altri studenti. La vostra carica comporta delle responsabilità. Vedete di tenerne conto in futuro. Urca. Urca! Per quanto avete intenzione di trascinarvi di qua e di là come uno scansafatiche, se volete riposare, abbiate almeno la decenza di andare in camera vostra. D'accordo. My God. Certa gente, davvero, io non so. Questa ragazza dovrebbe prendersi meno sul serio. E tu dovresti essere un po' meno toxic masculinity. Claude, mi dispiace dirtelo, ma sei stato molto sgarbato. Molto maleducato. Daisy Thea! Con Cyril!
Non ho capito una parola di quello che diceva quel guerriero. Ehi, hey, Cyril! Cyril! Cosa starà guardando? Ah, ora capisco. Ehi, hey, cosa guardi? Qualcosa di interessante? Dai, fammi dare un'occhiata. Ma è una scatola. Tre mele, due otri di balsamo, un pezzo di grafite. Interessante, è una specie di codice? No, è solo una lista di cose che devo comprare. Ah, tutto lì? Beh, allora, scusa se ti ho interrotto. Questo è un lavoro che si può fare anche da soli, quindi non ti offrirò il mio aiuto. In realtà mi hai aiutato molto leggendo quella lista. Oh no, Cyril non sa leggere! Senti, non dirlo a nessuno perché è un segreto, ma io non so leggere, così non sapevo bene cosa fare con la lista. Davvero? Perché dovresti tenerlo segreto? Perché mi vergogno io, mi vergogno. Beh, non voglio che la gente pensi che non... Pensi, il congiuntivo. Minchia, non sai leggere, sei pure analfabeta. Non voglio che la gente pensi che non posso fare una commissione perché non so leggere. Puoi sempre chiedere a me se dovessi avere di nuovo dei problemi in futuro. Grazie, lo farò. Lo dico sul serio, qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno. D'accordo, ci sarebbe un'altra cosa. La gente dice che... Stavamo andando verso l'entai. Molto bene. Ora, meglio se vai a comprare quella roba prima che faccia buio. Ti ricordi cosa c'era scritto? Te lo leggo ancora una volta. Sarebbe davvero molto d'aiuto. Apri bene le orecchie, allora, perché non lo rileggerò una terza volta. Gabbo, dove sei quando serve? Lysithea non è tanta brava a dire bugie. Aveva capito fin da subito che ero in difficoltà. Aspetta, forse l'ha fatta apposta a comportarsi di nuovo da sorella maggiore. Eppure sembrava così felice di potermi aiutare. Mi piacerebbe vederla sorridere di nuovo. Sì, le si è preso una cotorella. Lysithea è una sciota con sé. Grazie Sweetis, grazie Dolcetto, per il sub per il secondo anno di fila. Benvenuto tra Demon Dogs. Hilda! 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 E andremo da Hilda. Con Cyril! Ah, Cyril! Vedo che stai ancora pulendo. Hilda, sei in mezzo ai piedi, spostati! Mi è stato chiesto di riempire la beveratoia dei cavalli, ma non so dove trovare i secchi. Ha detto che si trovano al solito posto, ma quale sarebbe il solito posto? Non lo so, perché sei una scansa fatica. Serum! Grazie mille per aver regalato... 5, ok, avevo letto 20. No, 20 finora. Serum, grazie per aver regalato 5 sub. Jules, Moto, Giuseppe, Corsaiolo, Bicio Cobarde, Giulia! Ringraziate appunto Serum che vi ha regalato un sub. E poi, mi serve un nome per il mio PG per una campagna di DR. È una kitsune, andata via di casa giovane in quanto le piaceva molto la tecnologia e l'innovazione, roba dal suo popolo disprezzata, cresciuto da un nobile elfo da cui ha imparato la meditazione. Ora è un assassino, una mercenaria, la ragazza comunque bionda, capelli mossi fino sotto le spalle, occhi verdi e magra. Apollo Justice. Phoenix. Ce l'ho, mi manca un pezzo. Domanda, ha conservato il suo nome... da Kitsune, quindi prima che venisse prima, oppure il padre cioè chi l'ha cresciuta le ha dato un nuovo nome? Ho bisogno di questa informazione. Ma c'è Giulia, quanto sembra. Frank, grazie per il sub per il settimo mese, bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Wait a minute, se non sa leggere allora com'è possibile che ha fatto il test scritto per diventare cavaliere dragone? Barato. Oppure ha messo tutto a caso. La gente fa, dai, che handicappatello, facciamolo passare. Ma deve guidare un drago. Fallo passare. Potrebbe distruggere l'intero Garrek Mac. Fallo passare.
No, ci vuoi parlare tu poi con la direa? Va bene. Andiamo di base con Franziska allora? Allora, Franziska sempre, però non c'è un'immagine di Franziska che pensa, non c'è una GIF. Cioè, soltanto io mi ricordo solo Apollo che ragiona così e appunto Phoenix che fa così. Ma Franziska c'è soltanto lei che legge, Miles che legge. Franziska che fa... Oh, Franziska. Comandato, fallo passare. Ah, anche Yomiello, grazie per il sapere il sesto mese. Benvenuto nei Cavalieri d'Argento. Ha conservato il nome da Kitsune, comunque se n'è andato di casa. Non esiliata, non ha litigato con il popolo, semplicemente è andato via di casa e ha inseguito il suo sogno. Allora... Dovrei andare un attimo su Google Traduttore. Però qualcosa che puoi fare. Mendelvagor, grazie mille per il sub. Benvenuto tra i Cavalieri d'Argento. Grazie per il sub del sesto mese. Io ripasso Senko. Pensavo più qualcosa tipo un Sinariel, per dire. Perché così all'interno c'è Inari, che vuol dire volpe in giapponese, però è un qualcosa di un po' più fantasy. Oppure... stavo ripensando a Kamigawa, ma non mi viene nessuna ispirazione. Vabbè, Jumper, Franziska ci sta, lei che ti fa... No, no, è appoggiata sull'altra mano. Anche se non pensa a Best Posa, assolutamente sì, Sweeties. Beh, Cyril, visto che stai già pulendo, non è che ti andrei... Forza, i secchi sono vicini al muro, dove sono sempre, perché ce li metto io. Va bene. Sembra un nome standard da elfo. Può darsi. Infatti, io ti dico, potresti prendere molta ispirazione da Inari, che vuol dire letteralmente volpe. E... i buchi. Il fatto è che non... cioè... il fatto che sia una kitsune non vuol dire che deve avere un nome giapponese, a mio avviso. Dovrebbe avere un nome fantasy. Che poi abbia dei tratti giapponesi all'interno, il nome ci sta. Ma non pensate che i kitsune siano come i kitsune di appunto Kamigawa di Magic, quindi cultura giapponese simili. Sono solo dei mezzi volpe. Paola. Grazie dell'aiuto. Sei piuttosto forte. Immagino tu sia stanco ora. Facciamo una pausa. Va bene, ma solo un attimo, ho altro lavoro da fare. Non sono un amante dei silenzi imbarazzanti. Ti è successo niente di interessante ultimamente? Beh, ho pensato... ero in bagno, mi stavo facendo la doccia, stavo pensando a Risite, poi è uscita una roba... Pensavo che avevi tu qualcosa da dire. A me il silenzio non dà fastidio. Mi serve qualcosa di interessante da poter scrivere a mio fratello. Non ho idee. Tuo fratello ti scrive spesso? Sì, sempre. Deve essere la noia. Non fa altro che ripetere quanto sia preoccupato per me. E la cosa peggiore è che se non gli rispondo subito si preoccupa ancora di più e mi scrive di nuovo. Raccontagli della tua vita. Tipo, oggi ho fatto di nuovo la pigrona. Oh, oppure qualcosa del tipo, ci credi che ancora non so dove tengono i secchi? Sei proprio un cattivone. Hai davvero così poca considerazione di me. Sei una perdigiorno e ti piace sfruttare gli altri. Francamente non ho mai visto una come te in Almira. Ah, è così, quindi Lady Rhea non è l'unica differenza tra il Podlan e l'Almira? Non mi piace metterti a confronto con Lady Rhea, però hai ragione. Ma lo sai qual è la cosa più strana di tutte? È che la gente non se ne importa. La gente non se ne importa più di tanto. Cyril, come cazzo parli? Scusate se ho perso l'ora di ieri. No, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, Dark Tony. Come cazzo parli, Cyril? Alla gente non importa più di tanto. E nemmeno a me. O alla gente... Iene, non sene. Scusa,
Cosa hai detto? Niente di importante. Dai, devo tornare a lavorare. Ma secondo me Bernadette è che si è accorto degli errori. Certo che è proprio un ragazzo serio. Non penso di averne visti altri come lui in Fodland. Parla meglio Petra di Siri, il verissimo. Un momento, mi ha dato un'idea su cosa scrivere nella mia lettera. Ah, non ho lo straccio di un'idea. Forse potrei scrivere qualcosa su Cyril. Caro fratello, c'è un bambino rompicoglioni. Leoni! Con? Con Shamir! Io, Shamir, io non dormire da una settimana, 4 ore, 6 minuti. Come mai? Ho saputo ciò che hai fatto. Sono delusa, Leoni. Salve, Shamir. Cosa avete saputo esattamente? Hai puntato l'arco a un gruppo di studenti che attraversava il monastero. Era una tua stupida idea di allenamento. Ti avevo detto di stare attenta. Mi dispiace, ma non vi pare di esagerare con le parole? Cosa pensavi di fare dopo aver preso la mira? Tirare contro di loro? Certo che no. Se vuoi allenarti, scegli un bersaglio che puoi colpire. Sì, si sono arrabbiati parecchio. Mi dispiace tanto. Nessuno sarebbe felice di vedersi un arco puntato contro. Il mio mentore lo faceva spesso queste cose. Mentore? Parli di Geralt. Non so molto di lui, ma davvero faceva cose del genere? Sì, più volte. Per lo più quando ero ubriaco, però. Non è una buona abitudine da emulare. D'ora in avanti, mira solo agli insetti, come ti ho fatto vedere. Ma, ecco, io... A me gli insetti non piacciono. Non ti piacciono? Una ragione in più per prenderli di mira. Non riesco a guardarli, tutte quelle zampette, cosette. Ah! Mi fanno accapponare la pelle. E allora disegna dei ragni e appendili alle pareti. Mira i disegni ogni volta che ci passi davanti. Supera la tua paura degli insetti mentre ti alleni. Volete che disegni dei ragni? Ah! Mi sarebbe d'aiuto. Per esperienza personale, sì. Eh? Anche voi ne avevate paura? Avevo paura dei ragni, ma adesso non più. Va bene, mi avete convinta. Ci proverò. Non appenderli dove passa la gente, mi raccomando. Capito, capito. Ho imparato la lezione, promesso. Voglio crederti. Geralt era ubriaco, ecco. Cioè, tipo... Era tipo Ragnar sbronzo. Annemone Manuè. Oh, oh, oh. Manuela, non è un po' maleducato sbuffare in the face a qualcuno non appena you see him entering a room? Anneman, non è un po' maleducato dire alla gente come si deve comportare? E comunque potrei sbuffare per un bel po' di cose più interessanti di te. Oh goodness, oggi sei particolarmente... non mi ricordo come si dice irritabile in inglese. Irritabile? Non ti pare che your behavior sia un po' excessive? Il tuo cattivo umore ti si legge in the face e ti irriti per ogni minima thing. It saddens me vedere un simile behavior in chi dovrebbe fungere da example per le giovani generations. Senti come il nobile fa la paternare all'umile popolana su come deve comportarsi. Oh, scusa, volevo dire ex nobile. Non riesco ad understand come i miei natali possono essere rilevanti per l'argomento in questione. Ti stavo solo cercando di explain che tra adults... La lezione non è ancora finita? Lasciami in pace e vai a infastidire qualcun altro. Anzi, lascia in pace tutti e vai a studiare i tuoi amati segni. I don't know what to say, Manuela. Stavo solo esponendo un'onesta preoccupazione. Oh, hai forse sbuffato? Non era da maleducati sbuffare in faccia a qualcuno solo perché... Ma quanto sei childish. Sei tanto sensibile all'ostilità altrui, però ti senti in the right di esprimere le tue emotions senza freno. Che c'è? Non ci riesci proprio a darti una regolata? Darmi una regolata? Ma senti questo! Cosa ti fa pensare di essere tanto meglio di me? Solo perché tieni le tue emozioni celate dietro quella stupida faccia granitica non significa che dobbiamo fare tutti come te. Smettila di dire a tutti come comportarsi, Anneman. Faresti un favore a te stesso e a noi altri. Manuela, non tollererò oltre la tua insolence. È il momento che qualcuno ti dia una bella lecture. Fatti sotto se pensi di potermi cambiare, provaci! Limone. Lo sapevo, non oseresti. Assolutamente insopportabile. Ok. Esploriamo, direi.
Non sento più la voce di Sotis. Kinda sad. Mi manca. Mi manca Sotis. È carina. Andiamo prima al mercato. Parlare con Piantone. E a comprare la roba. Frattaglie! Frattaglie fresche! Farewell. Battaglioni. No, gestione unità. Battaglioni per Cyril. Non gliene posso assegnare nessuno. Va bene. Battaglioni! No. Notte, Benzola. Strumenti! Strumenti utilissimi! Mercato dell'Est, vendi! Compra! Compra! Pietra di gas! E quanti me ne vuoi far comprare? Meno! Welcome! What are you buying? What are you selling? Back anytime. Ovo. Thank you. Thank you. Please come again. Signore Battaglioni, signora! Chissà per quanto ci perseguiterà il signori Battaglioni. Dudu! Che torneo c'è? Oggi c'è il torneo di magia. Ah! Poveri coglioni! Blisite è assolutamente illegale. Vai, Marianne. Oh, Linart, tu non hai idea di chi stai affrontando. Oh, Mercedes, quanto mi dispiace. Morirei malissimo. The quiet kid grow up. Grew up. Oh, Dorothea, ma veramente vi volete far ammazzare tutti? Credo che Lisitea non possa partecipare perché la sua classe non concepisce più la magia bianca. La magia esclusivamente di magia nera. Credo. L'hai fatta incazzare. Io te l'avevo detto. Bella, sono contento, Iapo. Raga, non c'è. Non c'è partita. Marianne, calmati. Sta facendo strage, Marianne. Everybody gangsta until Marianne inizia a usare i Toron. Raga, non potete nulla contro di lei. Vabbè, 8 di livelli di più. Vero, verissimo, Swedish. Stavo pensando ieri, secondo me saresti perfetto per un cosplay di Hanneman per l'accento e l'aspetto. Oh, Hanneman. Sono pro... Cronia, Solon. Sono morti, ma abbiamo ancora molti nemici. Dobbiamo ancora sconfiggere il Cavaliere Infernale e l'Imperatore della Fiamma. La nostra prossima battaglia è ormai vicina. Sono pronto. Contento tu? Dudu! Professore, vi prego. Se lo sente dire da voi che deve riposare, forse Sua Altezza vi presterà ascolto. Sta esagerando. Dice che sono pallido e che il riposo possa curare qualsiasi cosa. Ho mal di testa, sì, ma è solo perché dormo poco. Non mi impedirà certo di completare l'incarico di questo mese. Hai figlio Dimitri. Non sforzarti troppo. Devo insistere. Che ti credi di essere? So prendermi cura di me, Dudu. Lasciami stare, Dudu. Povero Dudu.
Prima ero in città e mi sembra di aver visto in giro più persone del solito. C'è qualche festa questo mese, me la sono dimenticata. No, non siamo andati dal piantone, piantone. Salve, professore! Niente da riferire. Anche se, in effetti, voi siete qualcosa da riportare. Per un attimo vi ho scambiato per una persona sospetta. Per vostra fortuna sono molto perspicace. Mi ci è voluto solo un secondo per riconoscervi. Il professore ha fatto ritorno con un nuovo potere. Almeno il piantone è di buon umore. Benedetta? Ah no. Sembri così diverso. Lì dentro sei ancora il nostro professore, dico bene? Cos'altro è cambiato oltre ai capelli e agli occhi? Braccia più grosse? E che mi dici degli addominali? Non sono cambiato un granché. Oh, che delusione. E allora perché? Fatti i cazzi tuoi. Comprati una camicia della tua misura. Dov'è Bernadette in tutto ciò? Bernadette al suo posto e Ignaz era giù. Ok. Ma in realtà... Rafael? Sì, Bernadette più sotto e Ignaz al fondo. Beh, Bernadette settimana scorsa Tommy non era in camera sua. È stata molto carina, ha portato i fiori sulla tomba del mio papà. Che fame. Oh, siete voi, professore? Scusate, non mi sento molto bene questo mese. Che solo lasciare la mia stanza per la cena è troppo per me. Non ha niente a che fare con i vostri cambiamenti. Quindi, vi prego, non aprite la porta. Ma... Benedetta, ti sei venuta una cotta? Oh, Bernadetta. Allora, l'incarico di questo mese è prendere parte a un rituale presso il Sacro Sepolcro dove la Dea farà una rivelazione. E si appare veramente. Che faccio se finalmente posso ammirare la sua radiosità? Ho sempre cercato di immaginarla. Che bella deve essere. Se trattieni l'entusiasmo. Ass! Signora, voglio usare la serra. Raccolgo. Mughetto, anemone, carota, catalizzante. Spargi i semi. Semi di Morphis. Semi del Fodlan. Semi di fiori gialli. Semi del Fodlan occidentale, via. Coltiva. Usa la terra dell'altopiano. Non riesco nemmeno a immaginare come sia dentro il Sacro Sepolcro. Ah boh? Beh, di sicuro è un luogo di sepoltura, ed è probabilmente sotterraneo. Oltre a questo, chi lo sa? Tuttavia, riesco a non pensarci. Che tipo di rituale sarà? Ah boh? Tesoro. C'è nessuno qui. Ci sta nessuno. Piccola. Tutto bene? Che c'è, cucciola? Oh, amore. Adesso finisco la live e vengo a farti un po' di coccolo, ok? Piccolina. Secondo me c'è la cicatrice sulla pancia e fa un po' malino ancora. Petra! Su Brigid abbiamo leggende. Storie con persone che hanno spirito che vive dentro di loro. Queste persone con spirito sono molto forti. Possono volare in cielo o camminare su mare. Capelli lucenti e occhi scintillanti. Il loro nome è Robin Hood. Hanno qualità non molto diverse da quelle tue, professore. Io non so volare. Tu sai con sicurezza? Forse ti usciranno ali e potrai volare in cielo. Vediamo se abbiamo qualcosa di Petra.
No, questa qui sarà di coso. Sarà di... Sì. Buono. Ok. Qui c'è solo Petra. Qui al portone d'ingresso invece abbiamo Ingrid e Ash e Mercedes. Questo potere vi è stato elargito dalla dea in persona. Dovete essere davvero speciale. Forse anche Cyrus si trasformò prima di ricevere la sua rivelazione. Non ho mai sentito niente in proposito. Forse quella parte non è mai stata inserita nella leggenda. Ciao Zoe. Si narra che Cyrus ebbe una rivelazione in cui le si chiedeva di usare il suo potere a fin di bene e di guidare il popolo del Podolan verso la salvezza. Chissà che tipo di rivelazione avrete voi, professore. Allora. Vediamo se per caso... Replica di Tonitrus. Dipingere, scrivere storie. Quattro santi. Fibbia d'epoca. No. Sì, top. No. 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 No, ok, solo questo. Ti va di andare? Non ancora, non gliene frega un cazzo. Allora le chiediamo semplicemente di farci compagnia. Ma che è successo al povero Tino? Gli hanno fatto la permanente coi rutti. Oh no, Tino! Solo Caspar in dormito in refettorio. Vabbè, Snelli, non è un problema se non riesco a reclutarli. No, non volevo fare questo. Cioè, alla fine sono soddisfatto del team che ho. Lingua straniera, collezione armi. Ah, Petra. Rumori strani. Ah, è il cane, Dio santo! Diciamo, cos'è un cellulare che vibra? Ah, è un dono. No, cazzo, l'avevo trovato, vabbè. Accademia ufficiale, però qui c'è un... Qui c'è una possibilità di... sostegno. Professore! Ma volentieri, Petra! Professore, qui ho difficoltà per capire. Questa parola, come si legge? Sofisma?
Cosa vuole dire? Ma nessuno dei due. No, quello è quando dobbiamo fare uscire l'aria da bocca. La parola è sofisma. Let me explain. Let me explain. Grazie, professore. Forse sono saltata troppo avanti il mio libro. Posso chiedere un'altra parola, professore? Questa che è scritta qui. Ho qualcosa al suo viso. Mi piace il tuo entusiasmo. Ho poco tempo per studiare, dunque devo usare quel tempo con saggezza. Ma dici il vero... Vuoi il vero vero? O forse hai curiosità di sapere cos'è il marchio su mia faccia? Marchio? Come sai, io vengo da Brigid. Questo marchio è una cosa tipica di Brigid. Una preghiera per nostra sicurezza rivolta a spiriti di foresta. I cacciatori chiedono una caccia sicura e ricca a spiriti. Ci sono tanti tanti spiriti su Brigid. Ho altri marchi di preghiera su schiena. Sono marchi per saluti in famiglia o vittoria in guerra. Li vuoi anche vedere? Why not? Va bene, ti mostrerò prima o poi, appena capita opportunità. Volevo ringraziare te, professore. Come sempre, tu ascolti me con molta pazienza. So leggere e ascoltare bene parole di Fodlan, ma parlare lingua è difficile per me. Ti prego di continuare ad aiutare me, e anche io aiuterò te con tutto il mio cuore. Ci sono ancora tante cose che devo fare. Insieme tutto è possibile, fighe. Sì, procediamo insieme. Lascia che ti insegni la parola Toblerone. Beh, dai, Petra, siamo rank C. Ti va di... Ti va un po' di reclutamento solo io e te? Destrezza e equitazione. Allora, dobbiamo parlare con Caspar. Ha paura dei fulmini. Siete così forte adesso. Cominci a capire perché vi scelsero come professore. Tutto qua. Mannaggia. Sì, Petra, queste avance. Non so perché, ma mi sono immaginato Tino e Setet nel refettorio che bevono e poi a caso Tino inizia a spiegare quanto sia vantaggioso uscire con Shamir e Catherine. E a caso appare Lady Rhea con una faccia minacciosa. Cioè, no, c'è lei che ascolta da dietro nascosta e tipo... Ferdinand Lisidea. Trovato Fer. Edelgard e Hubert sono stati più impegnati del solito. Non fanno che andare e venire. Dentro e fuori il Garrick Mac. Forse stanno facendo qualcosa nell'impero. Come erede legittimo della famiglia Aegir, non ho sentito niente in proposito. Se ci fosse stato qualcosa, sono sicuro che mio padre me ne avrebbe parlato. Se lo dici tu, Ferdinand. Ma in verità Setet e Lady Rhea travestita ed entra il vero Setet nel refettorio. Legame con lo Sreng. Chi ha un legame con lo Sreng? Lisidea, tesoro. I vostri capelli. E gli occhi. Che vi è capitato? Lisidea, tesoro di papà, tu c'eri? Eri lì quando è su... Because I was there when you were... Perché l'ho visto. Io ero lì, Gandalf. Non avete perso qualcosa in cambio di questi poteri, dico bene? Non preoccupati, sto bene. Capisco. Beh, questo mi tranquillizza. Comunque, state attento. Non ti preoccupare, Lisidea, ci penso io... Nobile che tiene la cura del proprio aspetto. Ah! Shamir! Sei mancata. Persone che vivono vite estremamente lunghe, persone a cui cambia il colore dei capelli e quelle strane reliquie degli eroi. Forse il Fodlan è una sorta di terra mistica piena di creature disumane. Il mondo fuori dal Fodlan è diverso. Dovresti andare a vedere con i tuoi occhi. Ti consiglio di esplorare ovest dell'impero.
It's not my... No? It's not my... It's not... It's not my... It's not my... No? It's not... It's not... It's not... It's not my... It's not my... Hmm. It's not my... No, ok, niente. No, però ho trovato finalmente il, appunto, il coso. C'era il manuale di straniera, glielo ridiamo subito a Petra. Petra! Non trovavo più, ti ringrazio, figurati. Dicevamo. Catherine! A volte penso che dovrei lasciare il Garrick Mac e tornarmene a casa. Quello è il mio posto. Dove vorresti tornare? Niente di niente, perdonatemi. Una sciocchezza. Brontolini, un beck, nient'altro. Gravier, grazie mille per il raid. Benvenuti a tutti, grazie mille. Complimenti per il doppiaggio di Miles Morales. Grazie mille, Blitzball. Ho sentito che Lady Rhea vi accompagnerà per l'incarico di questo mese. Lei è la colonna che supporta il cuore degli abitanti del Fodlan. La sua incolumità è fondamentale. Spero che non nasceranno complicazioni. I guess. Monica, no, Cronia. Cronia è morta. E anche Solon, per mano vostra. Vendicarvi con le vostre stesse mani. Geralt sarebbe orgoglioso di voi. Leoni, la vostra trasformazione ha colto di sorpresa anche gli altri professori. C'è un rituale al Sacro Sepolcro questo mese, giusto? Mi chiedo cosa succederà. Sono sicura che voi non avrete problemi, ma non perdete di vista chi siete davvero, mi raccomando. Anche se siete cambiato molto e avete acquisito nuovi poteri grazie a questa trasformazione, nel profondo siete sempre la stessa persona, ricordatevelo. Penso che il mantello consunto sia suo. No? L'intaglio del legno? Chi aveva intagliato il legno? Era lei, però vabbè. Vabbè. Poi ti portiamo a cena. Catherine. Nella battaglia del mese scorso abbiamo ridotto notevolmente il numero dei nostri nemici. Ce ne sono altri di cui dobbiamo liberarci. Non ultimo, l'imperatore della fiamma. Sì, Linonia, fai pure. Solo quando li avremo schiacciati tutti potremo tornare alle nostre vite pacifiche qui al monastero. Vedrà presto. Ho la sensazione che sta per succedere qualcosa di grosso. Amore mio. Catherine, amami! Manca Cyril, che è dietro l'angolo. Gilbert in taglia il legno? Right. Mi sa che Monica è un po' morta, Mattia il gamer. Cyril. Professore, con questo nuovo colore di occhi e di capelli, secondo me assomigliate a Lady Rhea. Non è che siete parenti. Però, vi sta bene. Chissà se posso cambiare anch'io il colore dei miei capelli. Comunque lo so, il verde mi dona. Forse se mi impegno abbastanza, cioè, se mi concentro forte, forte, forte. Non farlo, Siri, Siri, ti riduci come Anna. Vabbè, sarebbe fantastico, no? Non devo fare altro che rimanere intrappolato in un luogo strano e riuscire a scappare, giusto? Come avete fatto voi? Pessimo suggerimento per un bambino. Papà? No.
sala ricevimenti. Trovato Sylvain. Professore! Ah, scusate, sono stato maleducato. Per un attimo non vi avevo riconosciuto. Strano, eh? No, assolutamente, solo che non ci sono abituato. State molto bene, davvero. Se lo dici tu. Leinhardt, come state, professore? Hanneman vi ha già detto che non vi farà del male o che non sentirete alcun dolore quando vi ha chiesto di visitarvi. Anch'io vorrei fare delle ricerche. Niente di brutale come nelle analisi di Hanneman a base di aghi e sangue. Voglio solo studiare il potere stesso dei segni. Il potere dei segni deve avere dei limiti, non credete? Lady Rhea dice che qualsiasi limite rappresenta la protezione della dea, ma questo non risponde alla mia domanda. Cos'è di profumo? Tanto tempo fa, Santa Seiros ricevette una rivelazione divina e con essa poteri sovrannaturali. È successo lo stesso anche a voi, professore? Impossibile! Il professore si è trasformato prima di ricevere qualsiasi rivelazione, giusto? Ma mi chiedo, il fatto che il vostro aspetto è mutato significa che vi sono stati conferiti poteri di qualche tipo? E in tal caso, che tipo di rivelazione ci aspetta al rituale? Mi sa che la rivelazione servirà solo per ricordarci di usare questo nuovo potere per salvare il potere del Podlan, il popolo del Podlan. Non vedo cos'altro ci sia da dire. Non crederei davvero che sentiremo davvero la voce della dea? Oh sì? Beh? No, Medivh, che lei mi ama così come sono, cioè, ama me nel profondo, non gliene frega niente del mio aspetto. Portavoce. Amo il mare, ma il mare sta troppo lontano da Garrek Mac. Se voglio fare nuoto, dove devo andare? Ti conviene andare sulla costa sud. Petra. Ho la netta sensazione che molti mi reputino una persona strana. Pure secondo me ognuno dovrebbe essere libero di avere la propria prospettiva sulla vita, mi sbaglio? Fare caso a ciò che vuoi, segui sempre ciò che credi, Claude. Vorrei che una persona cambiasse il suo atteggiamento da zoticone, ma per quanto la Silly non sembra mostrare alcun interesse, non so più che fare. Stiamo per caso parlando di Claude? A volte ci vuole qualche scappellotto. Ah, non è piaciuto, pensavo apprezzasse. Punti. 2005, battito divino più 1, volo più 2, battito divino più 1. Mi sa che aspettiamo ancora. Non ne vale la pena sbloccare il battito divino. Raphael. Oh, professore, scusate, mi avete spaventata. Il colore dei vostri capelli e dei vostri occhi è completamente diverso. Non sembrate più la stessa persona. È cambiato solo il mio aspetto. Ma certo, avete ragione. Sono la solita sciocchina. Sciocchina. Sta parlando di Sylvain, sì. Lo immaginavo per la sede di Sylvain. Oggetto. Fiume di cuffo. Claude? Ehi, prof! Sicuro di voler andartene in giro tutto solo? Cerca di non stramazzare di nuovo il suolo, ci hai fatto perdere una gran paura. Ad ogni modo, Rhea non voleva qualcosa da te. Sembra importante. Sono contento che potrò assistere al rituale del Sacro Sepolcro. Voglio vedere con i miei occhi cosa succederà. Fatto. Dormitorio non c'è nessuno. Tonda quanta cazzo di gente. Lady Rhea, non hai nulla da temere. Hai ricevuto in dono il potere della dea. Hai superato la morte di tuo padre Geralt e hai eliminato un gran numero dei nostri nemici. Sono orgogliosa. Sì, sono molto orgogliosa di quello che sei diventato. Ti ringrazio. Quando avremo terminato il rituale al Sacro Sepolcro, andrà tutto bene. Ok, I guess.
Lo scambio tra Randy e l'elfo di Sabaku rompeva solo lo spazio e anche il tempo? Questa è una domanda a cui veramente non ti so rispondere, ma credo solo lo spazio. Comunque, Gian, la cosa divertente della scena in cui svieni è che Claude effettivamente poi non ti porta indietro al monastero in braccio, ma lo fa fare a Hilda. Sensatissimo. Puck. Ah, sei tu. Perdonami, ma ho molto a cui pensare. Preferirei rimanere solo adesso. Adesso o sempre? Sì, secondo me ci vuole usare tipo come ricettacolo per qualche cazzo di motivo. Professore, sono così contenta. Il tuo nuovo colore di capelli e degli occhi ti sta molto bene. Ora facciamo una bella coppia. Ciao, Charles Mood out of this room. Ma ultimamente ho la sensazione che ci sia un po' di tensione tra Lady Rhea e mio fratello. Lei vuole fare qualcosa al Sacro Sepolcro. Non so bene cosa, ma spero che in seguito tornino a essere amici, come è sempre stato. Ciao, Charles Mood. Ah! Capitano. Professore, da quanto tempo siete qui? Non vi avevo visto. Stavo mettendo a posto le cose. Il capitano c'era. Sto mettendo un sacco di tempo. Continuo a trovare cose che mi portano alla mente tanti ricordi. Fare via da questa stanza tutte le cose una volta non è facile. Restituisci un oggetto. Immagino che la canna da pesca sia sua. No, no, pensavo fosse tua, vabbè. Recluta. Ma non lo voglio. Vabbè, prendiamolo. Non ho niente contro lui, però... Are you sure? Really? No! Sure? Yeah! I mean, we got wings. Oh, he got feet as well. Dici che il tuo aspetto è influenzato dal segno della Flames? Interesting. È completamente abbandonato Arson, se qualche volta ci giochi. Ci gioco, ma per i fatti miei non lo porto più in streaming. Consiglia l'acquisto di cotale videogioco ad un vile che come me adora gli RPG? Sì. Se ti piacciono gli RPG ti divertirai. Unfortunately, non ho trovato testimonianze che provino che il colore degli hair e degli eyes di Noob Slayer 86 sia mai cambiato. Anyway, se la transformation è determinata dal power del sign, questo è davvero... Beh, dire interessante è come sminuire con tale phenomenon. Sarebbe una scoperta del tutto exceptional. Per essere certi dobbiamo approfondire le researches. Perciò, togliti i vestiti. E facciamo una visita completa, no? Dobbiamo capire se la transformation ha avuto conseguenze negative. Non temere, non sentirai alcun male. Ciao, Real Smooth, out of this room. Che ha la gente a sto piano? Mirigin Lawrence. A dire il vero, non riesco a seguire tutto quello che sta succedendo negli ultimi tempi. Monica in realtà era Crony e Thomas era Solon. Chi sono queste persone? E che mi dite di voi, professore? Siete davvero dalla nostra parte? Sì? Quella è la mia intenzione. Non è la risposta più convincente che mi potevate dare. Tuttavia, non posso che prendervi in parola. C'era una roba... Amante della moda. No, non è questo, era... Ah, che gentile, grazie per il disturbo. Dorotea. Dove cazzo sono? Ah, sono lì. Dall'altro lato. Niente battute prese sul libro di Totti. Non ti conviene quello là. Capitano è capitano, ma... Thank you. The Holy
Al Sacro Sepolcro, eh? Lavoro qui da anni ed è la prima volta che ne sento parlare. Voglio dire, ha senso, sì. Forse. C'è qualcosa di strano. Adesso capisco come mai costruirono il monastero tra le montagne al centro del Podlan. Però, all'epoca dei lavori, il Regno e l'Alleanza non esistevano ancora. Guarda come sono stati bravi a metterlo proprio al centro dove si incontrano l'Impero, il Regno e l'Alleanza. Strano, no? Dorothea, ultimamente, professore, vi sento un po' distante. È come se steste fluttuando sopra le nuvole, lontano da tutti gli altri. E non aveste il minimo interesse di tornare giù. Come posso aiutarvi? Non sono distante, non preoccuparti. Ehi, non preoccupatevi. Volevo solo chiederlo per vedere cosa avreste risposto. Come fai i giochi mentali con me, Dorothea? Fatto tutto. Allora... Prefettorio, diamo del cibo. Ma invece lo consiglia qualcuno a cui gli RPG non gli piacciono molto? Non ti consiglio di iniziare con Fire Emblem Three Houses. Cioè, magari se puoi, giocati prima persona 5 Royale, che di certo è molto più... più catchy. E se ti è piaciuto, magari, piatto del giorno. Piace al mio amore. E la gente come me ne fa un cazzo. Meno completo. Lisite e Marianne. Hilde e Bernadette. Sì. Ma l'esclusiva PS4 me lo rende impassibile. Impossibile. La pasta al forno. Raga, voglio anche io della pasta al forno. Hilde e Bernadette. Sirelle di umore medio, Shamir e Catherine stanno in petto a Cristo. Sirelle e Leoni devo ancora fare mangiare. Oh, eccoli qua. E Catherine, così mi sale la simpatia con lei. Sono molto interessato a Final Fantasy XV. Tu o qualcuno della buona anima della chat, pensi ne valga la pena? Non ho giocato Final Fantasy XV, non potrei aiutarti. Per le ultime tre andiamo a fare dei corsi di aggiornamento. Andiamo dalla nostra Shamir e dalla nostra Catherine. Andiamo da Catherine prima.